Dopo aver affrontato 24 ore al fiume e 24 ore in macchina, quest'oggi passeremo 24 ore nel bosco. E come sempre ho il mio fidato compagno di avventure per queste cazzate, Fabio! Quindi quest'oggi abbiamo deciso di passare 24 ore qui nel bosco e non è come l'ultima volta al fiume che abbiamo la tenda. Dobbiamo costruirci il nostro hut, il nostro rifugio per stanotte. Sei carico? Sì. Abbiamo già fatto una bella giratina in tutto il bosco per decidere il punto perfetto dove costruire il nostro rifugio per stanotte. E abbiamo deciso che questa combo, questi alberi vicini, con qui questa zona pianeggiante in terra, è perfetta. L'idea è quella di mettere due alberi più lontani, due rami a X, così da metterci un altro ramo lungo nel mezzo e poi altri bastoncini ai lati per costruire la nostra tendina, fatta però unicamente in legno e foglie. Via con i lavori! Eccolo, il primo ramo del nostro rifugio. Ed ecco che la nostra prima X è conclusa. Abbiamo deciso, visto che l'abbiamo fatta così in alto, è tipo 1,90 m, forse 2 lassù, abbiamo deciso di mettere un bastone da là che vada così in terra, a spiovente, come portante del tetto della nostra casa, rifugio, tenda. Sì, quello. Ora rimane solo da trovare questo bastone perfetto, ma credo proprio che quello lì, già caduto, faccia proprio a caso nostro. Dai, penso vada bene. Grande! Bene, perfetto. Va benissimo. Che parta un lunghissimo time lapse per coprire tutta questa di legno. Attenzione, metà copertura da questo lato perché manca un po', qua zero, ma guardate già com'è figa! Battimi sto 5, cazzo! Sì. Continuiamo! Ed eccoci qua al rifugio completato. Fabio, vuoi fare gli onori di casa? Sì! Opla! Direi che così è veramente figo. Volendo io. Ci stanno anche le mie gambe. Ci sto in piedi, cioè. Ci sto in piedi. È fatto apposta. Battilo. Rifugio per la notte completato. Che ne dici se mangiamo qualcosina? Per terra? Tavolo. 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 Costruiamo un tavolino e mangiamo. Come vedete anche il tavolo è stato completato e adesso direi che mangiamo. Abbiamo pranzato con delle focaccine. Abbiamo anche acceso lo zampirone, così le zanzare non ci massacravano. E adesso abbiamo deciso che con questa corda ce ne andremo a fare un'altalena. Quindi dobbiamo semplicemente trovare un albero che abbia un bel ramo robusto in orizzontale e ci facciamo un'altalena con questa qui. Sei pronto o no? Cazzo sì! Vito, regge? Era vitale. La scimmia si romperà sicuro, ma ce lo faremo andare bene lo stesso. Colpo in giù. Oh. La prova? Sì. E poi cambia direzione. Altalena fatta. Che dici? Sono 3, 4, 5 e quello grosso 6. Due grossi, 6, 7 piccini. Sei pronto? Sì. Mi fa paura? Sì. Saranno stati una decina, guarda. Anche 20. Anche 20. Abbiamo visto anche i cinghialini. Mentre sentiamo dei tuoni in lontananza, Fabio prova a finire il suo cappello di paglia e stecchi
Io ho preparato un bel teino con il fornellino. Teino, Nutella, biscotti, la merenda dei campioni. Ma scout chi? Scout chi? Ma gli scout dove? Dove siete? Dove siete? Mostraci la tua creazione nell'ultima ora e mezza. Fabio cappello di paglia, bellissimo. Grazie Shanks. Si sta da Dio oggi, tiro un venticello, temperatura 25 gradi, si sta troppo bene. Veramente benissimo qua su. Giornata spettacolare per fare questa esperienza. Questa è la cucina. Facciamo una bella pasta con questo sughino di pomodoro, basilico e basta. Portato a casa. Grazie mamma. Vabbè. Cenetta al lume di tramonto, con rifugio. Ma meglio di così, ma dove ti porto? 8:30, attualmente sono 10 ore che siamo qui. Tutto filato liscio. Dobbiamo ancora passare la notte con le formiche che ci saltano addosso. Però insomma, per ora tutto a posto. Essere sincero, di sicuro qui ci si dorme meglio che al fiume. Al fiume abbiamo dormito veramente male. Siamo più piatti che al fiume, è più morbido che al fiume perché non c'è i sassi. L'unica incognita è che a sto giro non abbiamo la tenda, quindi qualsiasi essere vivente può entrare qui dentro. Il posto è fantastico per dormire. Ci riposiamo un pochino, quando viene buio usciamo a vedere le stelle. Batti. Allora, devo dire che così fa decisamente paura. Figo! È figo! Oh. Dalla telecamera sembra un videogioco, guarda. Oh Cristo santo! Ti ricordi lo Slenderman quando uscì? Meglio non ricordarselo adesso proprio. Come va questa camomilla prima di dormire, eh? Rilassante. Eccola lì, qua nel bosco. E adesso ci guardiamo un po' di stelle. Pochi giorni fa era la notte di San Lorenzo, quindi ci guardiamo un pochino di stelle. Magari qualche stella cadente per esprimere qualche desiderio. E poi ce ne andiamo a letto. Chissà quante navaletti ci passeranno intorno stanotte. È il momento di andare a dormire, quindi chiudi la porta nel nostro modo meccanico. Porta chiusa, andiamo a letto. Sì, l'accetta a portata di mano, che può darsi che serva stanotte. Noi ci vediamo direttamente domani se non succede niente stanotte. Se no, torcia e pennato e accetta a portata di mano. Speriamo che non c'entrino in casa. A domani. Aggiornamento della notte. Non è facile dormire. Fabio è uscito a fare la pipì e ogni tanto c'è un grillo che mi salta sulla testa. Spero sia un grillo. Per ora tutto bene. Come c'era da aspettarselo? Non è stata una notte piacevole. A un certo punto è anche passato un animale qui fuori. Non so che animale fosse. È passato e non ci ha considerato. Oh. Beh, però la notte è stata orribile, ma svegliarsi così è veramente figo. Allora Fabio, ci facciamo una bella colazione qua nel bosco, un bel caffè, poi riprendiamo tutto, ovvero lasciamo il bosco nello stesso modo in cui l'abbiamo trovato, a parte ovviamente il rifugio che però abbiamo fatto solo con alberi secchi e rami con le foglie per fare il tetto. Cin cin. Challenge completata, 24 ore nel bosco con rifugio fatto da noi. È tipo bollente, non posso dirlo adesso. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. 24 ore nel bosco con il rifugio costruito da noi, challenge completata. Noi ci vediamo prossimamente in un altro video. Bella.